E salve a tutti ragazzi, da PierDarkKnight91 ci ritroviamo qui su FIFA 16 nella modalità carriera allenatore con il nostro Sassuolo, stagione 2021-2022. Oggi due partite di campionato, la prima contro il Palermo, la seconda contro il Genoa. Possiamo giocare con una squadra titolare, sempre se le energie dei giocatori ce lo consentono. Un Sassuolo che sta andando abbastanza bene sia in Champions che in campionato. La Coppa Italia deve ancora iniziare e andiamo subito a fare la formazione. Sulla carta sono due partite abbastanza semplici, ma sappiamo benissimo che le squadre più piccole sono quelle che ci danno problemi. Andiamo. Questa è la formazione anti-Palermo con Tabanelli, Alexandro, Raffaello, Varane e Bellerin. Ho messo tutti i giocatori che sono in piena forma. Il centrocampo in piena forma con José Paulo, Vidal e Marcos. Mancherà Rakitic, che entrerà nel secondo tempo se qualcosa va storto. In attacco Castillo, Tevez e Gabriel Jesus. Tevez che è calato di una statistica, non è più 87 ma è 86. Sta invecchiando ragazzi. I sostituti sono Agazzi, Camporese, Alastra, Rakitic, Brotonier, Coman e Gabigol. Andiamo in partita. Questa è la formazione del Palermo con in porta il mitico Perin. 3-5-2, centrocampo affollato, ma occhio, la difesa 3 ci può dare enormi vantaggi. Dai Gabriel Jesus, madonna. Vai, vai Gabriel Jesus, vai Gabriel Jesus. E scatta, mamma mia, un Brady poi in calore. Vabbè, vabbè. Se non lo espelli su questo fallo, mamma mia che fallo. Dagli, dagliela, ammonito. Dai, 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 Vidal, Vidal, Vidal. A spazio, ci prova Vidal da lì. Oh mio Dio, l'avevo vista in porta. Prima occasione dopo 34 minuti, signori. Il Palermo tiene il pallone nel suo centrocampo. Dai, 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 dai. Bellerin, Bellerin, Hector. Hector, salta l'avversario, ancora Hector. La tocca a Tevez, Tevez per Marcos. Marcos a spazio, il tiro. Che parata ha fatto Perin qui. Finisce il primo tempo. Un primo tempo morto, bruttissimo. Bene, 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 guarda Vidal. Guarda Vidal, ho detto. Guarda Vidal. Dai. Ok. Benissimo Marcos a spazio. Provaci Marcos. Niente. Dai, 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 guarda Tevez, benissimo Tevez, salta l'avversario, Tevez, Carlitos, che cosa ha parato il portiere, cosa ha parato, mio Dio, dai, 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 Marcos, 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 fuori, adesso la cambio io la partita, adesso la cambio io, esce fuori questo cadavere di giocatore, entra Gabigol, mettiamo Brotonier al posto di José Paulo, attenzione, prova il Palermo, ancora Palermo, Bellerin pressa, chiudilo, va bene, Tabanelli la va pure a bloccare, benissimo, dai, ultime occasioni, siamo sullo 0-0, non ci vuole questo pareggio, non ci vuole, Brotonier, il tocco a Castillo, Castillo non c'è, non c'è, oh, non ci credo, ma dai, sulla linea non entra il pallone, ma dai. Finisce ragazzi 0-0, una partita bruttissima, non sono riuscito a costruire per niente. Il possesso di palla del Palermo nella sua metà campo è stata una cosa assurda. Questi sono i risultati, la Juventus ha vinto 4-0 contro il Cagliari, 2-0 della Lazio contro il Genoa, la nostra prossima avversaria, 1-1 Roma-Fiorentina, l'Inter vince contro l'Udinese, finalmente vediamo una vittoria del Napoli per 3-2 in trasferta, vediamo la classifica, abbiamo perso qualche posizione. Attualmente siamo in quinta posizione con 4 vittorie, 4 pareggi, 0 sconfitte, 10 gol fatti, 1 subito e a gennaio dobbiamo comprare un attaccante perché è calato pure Tevez, che non è più il trascinatore dell'anno scorso e questo è un gravissimo e grandissimo problema visto che c'è Gabriel Jesus che non è più Gabriel Jesus ma è solo Gabriel senza Jesus, oramai l'ha abbandonato Dio! Io vorrei tanto sapere come la vinciamo sta partita, manca Alexandro che è stanco,
la fascia di capitano va a Tabanelli, la difesa è composta da Mattiello, Depay, Camporese e Alastra. Il centrocampo, meno male che non ho fatto giocare Rakitic, quindi ci sarà Rakitic, Pauleta e Xabi Rodriguez in attacco, Coman, la mummia di Tevez e la fotocopia brutta di Gabigol perché è stanco. Vabbè, non tantissimo. I sostituti, Agazzi, Varan con i calli al piede, Bellerin con la bruciatura al ginocchio, Reyes che ancora deve giocare qualche partita, Vidal oramai sta crepando, Castillo stanco, Gabriel Jesus oramai è andato in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e andiamo a vincere sta partita sperando che le riserve facciano sempre qualcosa di meglio. A parte... No, come faccio? Andiamo, va. Questa è la formazione della squadra avversaria, in porta c'è la manna, perché la manna fanculo la palla. 3-4-3. Rosa, Cocorin, Cocorino, Cocorino e Provedel. Ragazzi, pericolo, ok? Ok? Mamma mia, Xabi, Xabi, bravo Xabi! Mamma mia, Xabi è più forte di centrocampisti titolari! Ed è gol! Ed è gol! Prima occasione, primo gol! Tevez, ma merito a Xabi Rodriguez, 1-0. Meno male, ritorna a gol Tevez, ma... Ragazzi, Xabi Rodriguez, titolare a vita. Qua mi sa che devo prendere e mettere titolare Xabi Rodriguez. Si muove, si smarca, cosa che gli altri non fanno. Meno male che ho trovato questi giocatori giovani. Alla fine fanno la differenza proprio quelli. Guarda Xabi, guarda Xabi, guarda Xabi cosa fa. Cosa fa Xabi Rodriguez? Oh, sono coglions. Mannaggia, oh. Mannaggia, non è finita l'azione, non è finita l'azione, è finita adesso con Kingsley Coman che l'abbiamo acquistato per farlo camminare in campo. Kingsley Coman fa una finta, ancora Kingsley, ancora una finta di chi? Niente, non riesco a smarcarmi, 99 di velocità quel giocatore, 99, 99. Vai, vai, ok, vai benissimo. Xabi, dai che se lo merita il gol Xabi Rodriguez, ancora un miracolo del portiere. Vai Kingsley, vai Kingsley, vai Kingsley. Deviata. Calcio d'angolo, 34esimo. Voglio il 2, il 3, il 4, il 5, il 6, il 7 a 0 oggi. Basta. Bene, ottimo. Vai. Deviata. Dicevo io, mamma mia, i piedi. Calcio d'angolo. Forza Rakitic, girala bene. Ok. Mamma mia, Alastra, i piedi di Alastra. Dai, 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 dai. Ritorna in difesa Xabi Rodriguez. Guardate come aiuta, guardate come aiuta. Attenzione. Tabané, oh mio Dio. Vicinissimi al gol dell'1-1. Prima occasione per il Genoa. Finisce il primo tempo, ragazzi. Ottimo primo tempo da parte del Sassuolo. Ma dobbiamo fare altri gol. Quello è il problema. Altri gol. Forza, forza, Pauleta. L'allunga sulla fascia per Gabigol. Attenzione al pallone in mezzo. Mamma mia, che come gioca bene Xabi Rodriguez, si muove, va dappertutto. Oh, quello è fallo! Quello era fallo! E che palle, mi devono far perdere la testa, oh, mi devono far perdere la testa. Non ci posso credere, rosso. Ecco. No, raga, ho perso la testa perché non mi dà falli di trattenuta a me, mentre a lui ogni cosa lo tocco e fallo. Oggi non è cosa, oggi ho perso la testa, oggi non riesco a giocare. Oggi non riesco a giocare perché c'è qualcosa che non va. Qualcosa mi puzza. Vabbè, adesso chi mettiamo come difensore sinistro? Anzi, lo sai che cosa facciamo? Perché noi siamo dei veri pro. Mettiamo tre difensori, tre centrocampisti e tre incredibilmente attaccanti. Alastra, il tocco a Rakitic, molto bene. Il tocco a Pauleta. E dai Pauleta, devi andare incontro al pallone. È la prima nozione fondamentale per giocare a pallone. Attenzione. Guarda, oh, ogni tocco è un fallo. Non si può giocare. Questo è il calcio dei ricchioni. Scusate, nulla contro quelli. Madonna, tre ore per stoppare un pallone. Gabigol, Gabriel Jesus, tut Gabriel si chiamano. Tut Gabriel. Calcio d'angolo, vediamo che succede qua. Rakitic all'indietro per Xabi Rodriguez. Dai che ce l'hai i piedi. Oh, madonna, l'avevo vista già in porta. Ricola. Tiki taka,
Tiki Taka, c'è pure Pierluigi Pardo, chissà perché a fare il telecronista. Calcio d'angolo, c'è pure il portiere in the box, c'è pure il portiere in the box. Attenzione, passala molto bene, dai, se fai una stronzata ti ammazzo, se fa... ecco, l'ha fa... cioè, io il passaggio a Castiglio dovevo fare, il passaggio a Castiglio, neanche quello oggi riesco a fare. Neanche qua, vinciamo, ma come abbiamo vinto sta partita? Per un tiro al primo tempo. La prima partita che abbiamo giocato col Palermo, 0-0, non abbiamo costruito nulla. C'è una cosa assurda, oh. Ci sono giorni dove non riesco proprio a giocare. Capita pure a voi, ragazzi. È il gioco che non te lo permette perché fa tanto tiki-taka. O ci sono giorni proprio che noi, umani, esseri umani, non riusciamo a fare nulla. Oggi la testa non funziona. Questi sono i risultati. C'è un aspetto positivo. La vittoria del Sassuolo in trasferta, proprio tirata per i capelli. E il pareggio della Juventus contro il Chievo Verona. Abbiamo ripreso i punti che avevamo di distacco, più o meno. Il Napoli vince ancora incredibilmente, ancora una volta 3-2. Il pareggio della Lazio, la vittoria della Roma. E quindi classifica e speriamo bene. Ritorniamo in terza posizione, guadagniamo dei punti sull'Atalanta, ci riavviciniamo ai bianconeri. Abbiamo troppi pareggi, ma subiamo pochissimo, un gol in campionato e un gol su rigore in Champions League. La difesa è un muro incredibile, meno male che c'è la difesa. Il centrocampo funziona, l'attacco no. C'è Gabriel Jesus che dorme, oramai è andato in cielo. Gabigol fa una prestazione buona e 5 male. Tevez sta calando, non è più il trascinatore di sempre, anche se ha segnato in questa partita, nell'ultima partita. Coman non si è mai visto da quando l'ho comprato. Castiglio riesce a saltare qualche avversario, ma non è più il Castiglio che ti segnava su punizioni pure da centrocampo, incredibilmente. Ragazzi, non so come muovermi, l'attacco non funziona, l'attacco non funziona. Il Napoli sta salendo in classifica, occhio, perché qua può succedere di tutto. Meno male che questi pareggi non stanno compromettendo il campionato. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, condividete, commentate e mi raccomando, non fate i pigri. Ieri non avete schiacciato molte volte quel like. Schiacciatelo, perché oggi l'ho voluta portare la puntata nonostante non abbiamo superato i 1000 like. Adesso superiamo i 1000 like, ragazzi, perché tra un po' inizieranno delle partite assurde, eh? La Champions League, la finale del campionato, la finale di Coppa Italia, se ci arriviamo. Quindi a gennaio dobbiamo acquistare qualcuno e non abbiamo neanche un soldicino. Ciao a tutti, ragazzi. Arriverà l'aggiornamento che ci permetterà, come potete vedere, di valutare il nostro Pokémon. E diciamo, Candela ci dice che questo Snorlax è forte, ha i punti salute molto forti, è eccellente, non c'è nulla da dire. E vi faccio vedere, ho calcolato, un po' testato questa opzione nuova che ci ha messo Pokémon Go e vi posso dire che è una cacata assurda. Perché?